Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi si parla di Nubia Red Magic 7 Pro. Questo ragazzi è uno smartphone con un carattere tutto suo, quindi ve lo dico sin da subito, può piacere come non può piacere, ma sicuramente è uno smartphone da gaming senza compromessi. Si parla qui di raffreddamento liquido, aria, di chip dedicato per il gaming, di hardware di ultimissima generazione. Insomma, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. La confezione di Red Magic 7 Pro è molto originale, con questi disegni olografici, e al suo interno troviamo una cover trasparente molto originale, lo strumento di rimozione del vano SIM, un cavo di alimentazione Type-C rosso e poi ovviamente un caricabatterie, che nel nostro caso è americano, quindi avrete bisogno di un adattatore, che ha un output massimo di ben 65 watt. E poi ovviamente c'è il design super aggressivo di questo smartphone, dove ovviamente Nubia non ha badato a spese sotto il punto di vista di peso e dimensioni. Le sue dimensioni infatti sono di 77,1 x 166,3 x 9,98 mm di spessore, con un peso complessivo di 235 grammi. La costruzione poi, come potete immaginare, è davvero molto buona, non tanto per i materiali esterni, dove comunque si parla di alluminio e plastica, ma quanto per l'interno, e dopo scoprirete il perché. E partiamo dalla back cover. Questa è la versione più bella a mio parere, si chiama Supernova, ma c'è anche una versione che non è semi-trasparente, che si chiama Obsidian. Sul retro infatti vediamo un sacco di scritte dorate che traspaiono dalla back cover semi-trasparente posteriore, e poi abbiamo il gruppo ottico con i tre sensori fotografici e il flash LED, e poi sulla destra delle feritoie per l'ingresso dell'aria per il raffreddamento. Di sopra troviamo poi il jack audio, il microfono e uno dei due speaker altoparlanti per l'audio stereo. In basso troviamo invece il carrellino SIM, l'ingresso Type-C 3.0 e il secondo speaker altoparlante, mentre invece sul frame laterale sinistro c'è il famoso tasto per switchare in modalità gaming. Interessante invece il frame laterale destro, dove troviamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento e due tasti touch, dei trigger per le sessioni di gaming, che hanno un sampling rate di 500 Hz, e poi ovviamente una feritoia per la fuoriuscita dell'aria calda grazie alla ventola apposta sul lato posteriore RGB, che può arrivare fino a 20.000 giri al minuto. Adesso però rilassatevi, prendetevi qualcosa da bere perché è venuto il momento di parlare di numeri. Ebbene sì, sotto il punto di vista tecnico, l'hardware di Red Magic 7 Pro non ha attualmente nessun rivale. E quindi adesso, mentre vi mostro qualche dato di benchmark, vi elenco tutte le specifiche tecniche. Partiamo dal display frontale, che è un'unità da 6,8 pollici AMOLED da 120 Hz con touch sampling rate a 960 Hz. Ovviamente la risoluzione è Full HD Plus a 387 ppi, e la fotocamera anteriore da 16 megapixel è integrata sotto lo schermo, così da non dar fastidio durante il gaming. Sotto il cofano abbiamo poi 16 GB di RAM in tecnologia LPDDR5, abbinati a 256 o 512 GB di memoria interna in tecnologia UFS 3.1. Ovviamente il processore non poteva che essere l'ultimissimo Snapdragon 8 generazione 1, abbinato ad un processore per la prima volta costruito interamente da Nubia, chiamato Red Core One, che sgrava lo Snapdragon da alcune funzionalità, come ad esempio il processing delle luci RGB, il feedback aptico e il processing audio. Questo aiuta lo Snapdragon appunto a gestire tutte le funzionalità gaming, sgravandosi da alcune funzionalità per avere il massimo dell'efficienza e delle prestazioni. Ma tutti questi cavalli sotto il cofano vanno anche raffreddati, e quindi vediamo come se la cava. Red Magic 7 Pro ha un sistema di raffreddamento stereoscopico multidimensionale a 9 strati chiamato ICE 9.0, che appunto unisce sia il raffreddamento a liquido che il raffreddamento ad aria. Abbiamo infatti una ventola RGB a 20.000 giri al minuto con polimetro LCP e una piastra di raffreddamento a liquido. La dissipazione del calore invece è affidata a una piastra di metallo deuterio con condotto di raffreddamento in lega. C'è infine un telaio aerotermodinamico in alluminio aeronautico con gel ultramorbido ad alta conducibilità termica, e poi grafene composito e lastra in rame superconduttrice. Sì, ok, ma cosa significano tutti questi nomi difficili? Beh, lo Snapdragon 8 Gen 1 è un processore che scalda, e scalda davvero tanto, ma grazie al raffreddamento liquido ed anche al raffreddamento all'aria, perché credetemi, questa piccola ventolina RGB
non è solamente per scena e funziona benissimo, bene, grazie all'adozione di queste tecnologie lo smartphone rimane effettivamente con una temperatura controllata, non dico fredda, ma controllata soprattutto durante le sessioni di gaming prolungate. L'enorme display AMOLED da 6,8 pollici Full HD Plus è un piacere per la vista. La calibrazione del colore è già ottimale, ma è anche possibile cambiarla per venire incontro alle proprie necessità. La luminosità massima non raggiunge valori altissimi, ma comunque il sensore di luminosità automatica è abbastanza reattivo e comunque anche sotto la luce diretta del sole il display è visibilissimo. Per quanto riguarda la connettività abbiamo poi NFC, Bluetooth 5.2, GPS, Wi-Fi 6E e poi ovviamente il modulo 5G grazie all'ultimissimo processore Snapdragon. Durante il gaming l'esperienza è davvero immersiva, soprattutto grazie al sistema gaming di Nubia che permette addirittura di overclockare CPU e GPU per ottimizzare le prestazioni. Il sistema avanzatissimo di raffreddamento permette di evitare in qualunque situazione il thermal throttling e poi ovviamente i trigger con touch sampling a 500 Hz laterali aumentano l'esperienza di gioco soprattutto negli FPS. Un altro punto a favore è sicuramente l'audio che come avete capito viene processato separatamente dal Red Core One, un processore apposito che viene affiancato allo Snapdragon. E poi ovviamente i due speaker permettono di avere un audio stereo con una pressione sonora molto elevata. Insomma, tutto bello, ma c'è anche qualche stonatura e partirei proprio dal software. Qui ovviamente abbiamo la Red Magic Wii 5.0 basata su Android 12, una interfaccia grafica che nel tempo Nubia ha curato sempre di più con tantissime funzionalità, a partire dall'Always On Display fino a tutte le funzionalità gaming, che viene costantemente aggiornata e migliorata, ma che sotto alcuni aspetti rimane comunque ancora un pochino acerba. Parliamo per lo più di qualche baghettino qua e là, soprattutto nelle impostazioni, dove tra l'altro la traduzione in italiano non è assolutamente delle migliori, e poi qualche problemino con la ricezione delle notifiche che si allinea molto con quella degli smartphone cinesi, però devo anche ammettere che durante queste settimane di test, nonostante lo smartphone non era ancora stato rilasciato al pubblico, ho ricevuto degli aggiornamenti software che hanno effettivamente risolto dei bug che stavo avendo. Insomma, Red Magic UI ha ancora un pochino di strada da fare, non è sicuramente tra le più mature, ma sintomo del fatto che c'è una community dietro che sta effettivamente sviluppando e migliorando il software in modo da uniformarlo a quello a cui siamo abituati. C'è anche però da dire che durante l'utilizzo quotidiano non si ha nessunissimo problema, anche e soprattutto durante il gaming. Il comparto fotografico vede invece poi una fotocamera posteriore da 64 megapixel f1.8, una Sony MX686, abbinata invece poi a un secondo sensore da 2 megapixel macro e un terzo sensore 8 megapixel da 120 gradi ultra wide angle. Ora, senza perderci troppo in chiacchiere, bisogna ammettere che sì, ci sono stati dei piccoli miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, ma c'è anche da ammettere che per uno smartphone di questo prezzo o comunque di queste prestazioni rimane una nota dolente il fatto che il comparto fotografico non sia assolutamente all'altezza dello smartphone. Video e foto scattate con il sensore principale posteriore da 64 megapixel sono effettivamente molto interessanti, soprattutto con mano ferma e con tanta luce. Le prestazioni ovviamente vanno a calare con il calare della luce, ma ovviamente ci viene anche in aiuto la modalità notturna che non fa miracoli, ma ci aiuta ad eseguire qualche scatto quando non c'è tanta luce. C'è invece pochissimo da dire per gli altri due sensori che ovviamente non hanno la stessa qualità né in termini di dettagli né in termini di colori del sensore principale e che quindi non servono poi a così tanto. È invece interessante la modalità foto famiglia dell'applicazione, con la quale è possibile fare slow motion, timelapse, vlog e molte altre funzionalità interessanti. Bocciata invece in pieno la fotocamera anteriore, con il quale, nonostante i 16 megapixel, si ottengono solamente foto molto impastate e poco dettagliate. Parliamo infine di autonomia, perché sul grande spessore di Red Magic 7 Pro, quelli di Nubia sono riusciti a inserire ben 5000 mAh di batteria, che ci aiutano sempre ad arrivare a sera. Ovviamente non si copre più di un giorno, soprattutto se si gioca, ma comunque coprire un giorno intero con un telefono del genere dalle prestazioni ottimali non è per nulla scontato, e questo è dovuto anche al sistema di raffreddamento che permette di contenere le temperature, contenere il thermal throttling e quindi aiutare la batteria a durare di più.
Per quanto riguarda il prezzo invece non abbiamo dei dati ufficiali, sto registrando questo video prima dell'uscita dello smartphone sul mercato, ma dovremo parlare di 700-800 euro a seconda della versione del modello che acquisterete. Comunque qui sotto in descrizione avete i link al sito ufficiale. Ok, mi sono dilungato già abbastanza, quindi concludiamo qui questa recensione. Io vi ho detto giusto qualcosina su quelle che sono state le mie impressioni durante la prova di questo smartphone ed ecco perché magari vi esorto ad andare in descrizione dove trovate anche la mia recensione completa. Ovviamente se avete qualsiasi domanda scrivetela qui sotto nei commenti, vi risponderò al più presto possibile e poi se lo smartphone vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi a questo canale e noi ci vediamo nella prossima recensione. Ciao ragazzi!